Bentrovati il nuovo appuntamento di Global in questa terza puntata dedicata a questa prima conferenza regionale sulla disabilità in Sardegna, tenutasi a Cagliari alla Fiera Internazionale della Sardegna. A questa conferenza hanno partecipato numerosissimi politici, esponenti e autorità, tra i quali l'onorevole Emilio Flori, sindaco di Cagliari, l'onorevole Efisio Serrenti, presidente del Consiglio regionale della Sardegna, il dottor Bruno Loviselli, vicepresidente del Comitato di Gestione Fondi Speciali per il Volontariato, e Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Mani, arcivescovo di Cagliari. Ultima parte dedicata a questa prima conferenza regionale sulle disabilità in Sardegna. L'appuntamento naturalmente è a fra qualche secondo, come sempre, dopo la pubblicità. State con noi. Beh, molti si chiederanno, tra le tante associazioni, poi cos'è l'associazione FISH, ma ne parleremo con il direttore responsabile, perché siamo in compagnia del presidente. Ecco qua, che è Vittorio Climan. Buonasera, come sta? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Speriamo che vada tutto bene, perché se usciamo dal personale va tutt'altro che bene, effettivamente. Cioè, stiamo... Guarda, intanto la vostra associazione. È la Federazione Italiana Superamento Handicap, noi siamo qua in Sardegna, esistiamo già da 3 anni. Tra l'altro c'è anche qualcuno a Sassari. Sì, c'è la signora Arcadu, credo. Signorina Arcadu della Wildm di Sassari, che è una degna rappresentante nel sassarese della FISH Sardegna. La federazione raggruppa il maggior numero di associazioni che riguardano la disabilità a livello nazionale, per coordinare il movimento, anche perché ultimamente ci sono stati degli, noi li chiamiamo attacchi, ma non impropriamente, alla quella che loro hanno definito, loro intendo alcuni rappresentanti della regione Sardegna e a livello nazionale altri, hanno definito la frammentarietà del movimento del volontariato, che non è frammentarietà, è specializzazione, perché ci sono nella FISH associazioni che riguardano i vari tipi di disabilità, quindi non si tratta di includere un'associazione che cioè in maniera molto generica riguarda un po' tutte le disabilità. Da un po' di tempo a questa parte ogni tipologia di disabilità è rappresentata da una sua associazione. Questo ha favorito intanto la crescita di organizzazioni stile Telethon, che hanno poi favorito la raccolta di fondi e la distribuzione nella ricerca scientifica, che poi ha portato a trovare soluzioni per malattie che prima invece neanche si pensava potessero esistere. Certo. Ecco, quindi ecco, diciamo che la FISH serve a coordinare, a far raggruppare sotto un unico nome quelle che sono invece le specificità, certo, della disabilità. Questo è l'anno dei disabili, ma io non è che sia molto d'accordo, sinceramente, perché dice come l'anno dei disabili, perché gli altri anni non... Cioè, voglio dire, in mass media in questo momento si stanno occupando molto più spesso, si parla di disabili. Credo che si parla spesso di problemi. Lei di Quartus Sant'Elena, vive a Quartus Sant'Elena, che so che ha fatto grandi lotte per i disabili, per avere le strade idonee ai disabili. So che sono stati veramente, qualche mio collega, tra l'altro non faccio nomi, ha creato anche, diciamo, degli scoop, tanto per dire, attaccando in qualche modo il comune. Ma io vivo a Quartus Sant'Elena e posso parlare abbastanza bene della realtà di Quartus, ma non voglio però accentrare solo su Quartus una realtà negativa per quanto riguarda la questione della mobilità, in questo caso parlando di strade, dei disabili, perché Quartus sì, è una delle realtà, delle tante purtroppo realtà regionali. Il muoversi per il disabile in Sardegna, ma allargherei il discorso all'Italia anche, non è cosa semplice, è molto difficile. E a questo proposito è bene ricordare quello che ha fatto tempo fa un nostro carissimo amico, che oggi purtroppo non ho visto qui presente, Enrico Castriotta. Un paio d'anni fa ha invitato un gruppo folto di giornalisti che abitualmente trattano problematiche sociali come la disabilità, e li ha dotati di una carrozzina e li ha messi a girare per quella che è la via principale di Cagliari, era perlomeno la via principale commerciale di Cagliari, dove i ragazzi facevano le vasche, che è via Dante, e gli ha detto: quando vi serve andare al bancomat, sappiate
che non potete sollevare il sedere dalla carrozzina. Se vi serve andare in bagno, sappiate che potete entrare al bar solo se sapete superare quegli scalini. Sappiate che alla toilette ci potete entrare solo utilizzando i sistemi che... Mi ricordo solo di cosa sta parlando. Io poc'anzi ho detto l'anno dei disabili. Sì. Ma cosa vuol dire l'anno dei disabili? Dovrebbe essere tutti gli anni l'anno del disabile. Sì, ma nel 2003 invece purtroppo vuol dire molto, perché se fino a questo momento, cioè fino al 2003, il disabile, questi sono i dati di fatto poi, che sono quelli che poi interessano maggiormente, se fino al 2003 il disabile è stato trascurato proprio perché magari c'erano altre cose a cui pensare, quest'anno è stato volutamente trascurato perché era l'anno del disabile. Noi siamo giunti al termine di quest'altra giornata dedicata alla disabilità in Sardegna, naturalmente ancora una volta in compagnia di Giampiero Farro, il presidente di questa grande associazione. Fino a questo momento come sta andando tutta la conferenza? Ma credo che gli obiettivi che ci siamo dati stamattina in partenza li abbiamo in gran parte raggiunti. Si è fatta l'analisi delle disabilità in Sardegna, si sono detti ed evidenziati i problemi più forti, le cose concrete che i disabili si attendono. Si sono anche tracciate delle linee programmatiche di risposta, di soluzione a tanti di questi problemi. Ora è compito nostro racimolare tutto ciò che è stato detto e portarlo sul tavolo di chi ha la responsabilità di dare queste risposte. Quindi credo che l'impegno dei prossimi giorni, dei prossimi mesi, nostro e di tutte le associazioni che si occupano di disabilità in Sardegna, sia proprio quello di richiamare l'attenzione di chi ha la responsabilità per dare le risposte, perché le dia. Io vorrei sapere una cosa, presidente. Sì. Farru, abbiamo pochissimi secondi a disposizione, siamo in termine, però io vorrei sapere come è andata poi la manifestazione, non oggi al termine, ma comunque nelle prossime settimane. Ci terremo ancora in contatto. Volentieri. E ci sentiremo ancora, d'accordo? Io devo ringraziarvi per la vostra disponibilità e per il fatto che avete seguito dall'inizio alla fine tutti questi lavori. La ringrazio. Speriamo che abbiano un bel ritorno. Speriamo, veramente. Auguri. Appuntamento alla prossima puntata, ciao a tutti da Paul De Santi e da Global. Grazie.